che sarà, che bella canzone questa di Fiorella Mannoia. Salutiamo un, Tore, bellissimo verso del passato. Sì, bella. Allora, a proposito di belle cose, succede una cosa fantastica. Io l'altro giorno ho avuto il piacere di raccontarvi questa cosa, perché per me è un onore andare a presentare un amico che non solo è un grande musicista, ma a questo punto diventa anche, non dico scrittore perché comunque questo libro non è autobiografico, lui racconta un po' di cose molto molto importanti, molto piacevoli, l'evoluzione nel canto, e stiamo parlando di Luca Jurman. Buongiorno Luca. Buongiorno. Risponde la segreteria telefonica del numero. Ciao Luca, bentornato. Cominciamo così. Ciao, grazie veramente dell'invito vostro. Un grazie particolare a tutti, tranne che a Max. Ah no, ciao Max, tutto bene? Vabbè, Max, senti, visto che voglio vedere quanto sei preparato, sei tu che devi presentare stasera a Sassari e alle Messaggerie Sarde. Io siccome da sempre a me piace lavorare a muzzo, e chi mi conosce, compreso Luca Jurman, lo sa che non mi preparo nulla. Ma sa cosa vuol dire muzzo però, Luca? Io ho ricevuto a muzzo, vuol dire abbraccio, sì, così un po'. Ok. Ecco, ieri ho ricevuto molto in ritardo il suo libro. Quando il Corriere è arrivato a portarmi il libro, io ero in vigna che stavo sfasciando col trattore. Stavi sfasciando la vigna col trattore. Oh, Luca. Però ho già capito, conoscendo l'elemento Luca Jurman, ho già capito che lui non voleva assolutamente fare un libro autobiografico, ma raccontare un po' che cosa ha vissuto lui in questi anni, come funziona questa evoluzione della musica, certo. Tanto che poi andremo anche della musica, come l'ha vissuta lui, tutto quello che di bello gli sta capitando, perché ragazzi, questo signore qui lo conosco da quando facciamo anche delle stupidatine in giro e gli facevo fare delle cose delle quali lui si vergognava, però oggi ha dimostrato a tutti, sta dimostrando a tutto il mondo, che lui è un artista a 360 gradi, e questa grazie, è la cosa Max, importante. Grazie. No, ma è vero Luca, è vero, perché caspita, cioè io sono veramente felice per te, perché tutto questo tu te lo meriti, ecco, indipendentemente dal libro e da tutto il resto, tutto questo tu te lo meriti. Partiamo da Vocal Classes, così si intitola il libro. Sì, esatto. Beh, intanto grazie, ma io non è che non so se mi merito o non mi merito qualcosa. Io quello che faccio lo faccio sempre perché amo la musica e perché penso che sia opportuno fare qualcosa perché la musica rimanga in vita con i suoi fondamenti e venga, insomma, in rispettata vita per e non in vigna, mi raccomando. Esatto. Prego Luca, scusami se ti ho interrotto. Niente, no, figurati, dicevo che appunto è un lavoro che secondo me andava fatto da anni, che era pronto un po' tutta la base di questo libro. Poi, siccome prima era un librone enorme, dopodiché, vedendo insomma le ultime vicissitudini di questi anni, insomma, tutto quello che è successo tra TV e insomma cose varie che succedevano in radio, io ho deciso di insieme alla casa editrice di spezzare, diciamo, questo libro e di farlo diventare in tre volumi, per farne uno più completo iniziale riguardo a tutto un po' quello che oltre al mio pensiero, ma un'oggettività insomma sul canto, su che cos'è, su come funziona, anche quali sono i parametri, come sono i parametri, insomma un po' di dati oggettivi che ero stanco di sentire, un po' di cose non propriamente corrette che venivano divulgate e quindi disseminate in maniera sbagliata nei confronti della musica e riguardo proprio al canto. Senti, io volevo farti una domanda, visto che questo libro è dedicato a un personaggio della musica italiana così importante, che purtroppo è scomparso qualche anno fa in un incidente in moto anche abbastanza banale, stupido, però ci ha rimesso la vita, che è Alex Baroni. Ecco, quanto anche grazie a lui tu hai trovato il tuo metodo per parlare e insegnare la musica? Ma guarda, c'è scritto anche infatti nel libro un po' di questa cosa, anche se sai parlare di Alex, comunque eravamo molto legati, quindi ogni tanto
no, cioè, mi, da una parte mi fa bene perché comunque voglio che venga ricordato, certo. Dall'altra, insomma, ci sono le nostre, la nostra, il nostro rapporto di amicizia e di stima su cui abbiamo lavorato tanti anni. Alex è stato il mio primo allievo, quindi eravamo molto giovani e lui insistette, c'è scritto anche sul libro un po' su voler prendere lezioni. Io allora non insegnavo ancora, stavo finendo alcuni studi e mi ero specializzato in alcune cose fuori dall'Italia. E da lì ho cominciato a capire che oltre alle mie domande a cui cercavo delle risposte, le stavo trovando per i fatti miei, avevo bisogno di trovare un modo per aiutare un altro artista. Certo. Quindi da queste cose, diciamo, di necessità virtù, quindi da lì è iniziato un po' un cammino particolare che tra me e Alex è durato 6 anni, quindi ci ho dovuto impegnarmi ad insegnargli per 6 anni, e, insomma, poi portandolo, insomma, dappertutto. Mm-hmm. Luca, sì. Allora io non direi tutto, anche perché poi domani mattina tu invece sarai il nostro ospite in studio a Cagliari, certo. E quindi non anticiperei troppe cose, perché poi approfondiremo in quell'oretta finale domani in trasmissione. Io una cosa te la devo dire, Luca, io dopo aver lavorato tantissimo ieri, tutto il giorno, ieri mattina in radio, ieri pomeriggio in vigna, questa notte sono stato sveglio tutta la notte a leggere il libro. E allora, ma tu ci credi ho anche? Sbagliato fino... No. Allora, sono arrivato fino all'ultima pagina. Sì. Esattamente la pagina, no, te lo dico, 304. Mi aspettavo che ci fosse il mio nome dentro questo libro e non l'ho trovato. Sono stato sveglio apposta. Poi dopo, alla fine, sono arrivato ai crediti e ai ringraziamenti. Ho detto, vai a vedere che adesso ci sono anch'io. E non mi sono letto neanche in questo... mi sono un po' incazzato. Ecco, questo lo dico. Siccome dovrei presentarti, avrei dovuto presentarti oggi a Sassari, avrei dovuto presentare il tuo libro oggi a Sassari alle Massaggerie Sarde, ho deciso di non venire, Luca, okay? Quindi non ci sarò oggi. Guarda, a parte che è normale che tu non ci sia nei ringraziamenti per un semplice motivo. Aspetta, adesso arrivo a dirtene una di quelle che non vuoi sentire, però no, a parte gli scherzi. Guarda, io ti dico una cosa, no, ma questo lo dico veramente, a parte tutto. Io nei dischi, no, ho sempre fatto una lista enorme di ringraziamenti, e stavo facendo la stessa cosa nei libri, finché mi hanno spiegato l'editoria, assolutamente, ma perché nei libri funziona. Ho detto, ma nella vita, tanto è vero che all'interno del libro, in alcune cose che riguardano alcuni passaggi, ho fatto dei ringraziamenti a delle persone. Perché non e è non di c'eri uso. Neanche lì, Max? Non c'eri? Nel suo disco c'ero, però ci tengo a precisare una cosa, che secondo me, a parte libro o non libro, questa è una cosa che mi è capitata di valutare in questi anni. La gente si dimentica troppo spesso, non la gente, anzi, le persone che fanno parte dello spettacolo si dimenticano troppo spesso che nella loro vita sono arrivati molto probabilmente a fare qualcosa per merito di qualcuno che ha creduto in loro e che crede in loro. Certo, allora, prima di tutto va ringraziato il pubblico, perché il pubblico, qualsiasi esso sia, va comunque ringraziato. Vanno ringraziate tutte le persone che dall'inizio, compreso dai genitori, agli amici, a quelli che hanno sempre creduto in qualcosa. E vanno ringraziate personalmente tutte le persone che hanno fatto qualcosa. Però voglio fare un appello al pubblico di Radio Lina: non ringraziate mai Max Morelli. Tutto sto discorso, cazzo, che sembrava una roba bella anche. Ci vediamo a Sassari alle 18. Dai. Sì, allora alle 18. Stai tranquillo. Alle 18 Massaggerie Sarde a Sassari, invece a domani Sassari. Sarà al Teatro Massimo di Cagliari, prima ancora qui a Radiolina domani mattina, come ha detto Max l'ultima ora. Dai. Due cose, Luca: una, un grande bacione da Gigliola di San Roc; l'altra, dice, non si è firmata, se Luca prima di venire da voi vuol passare a salutare me, non mi offendo. Ma guarda, io mi faccio dare un passaggio da Max, tanto lui conosce tutti, giusto? Sì, assolutamente. Giusto, allora...
Intanto volevo dirvi che sono veramente contento che sia presente Radiolina, e chiaramente Max Borelli, anche te Matteo, chiaramente. Grazie. So che ci. Che... Sì, io vengo volentieri, grazie per l'invito, grazie mille. No, ma sono contento che ci siete voi, anche perché abbiamo iniziato tanti anni fa il rapporto mio in Sardegna con la musica, con Radiolina, e quindi mi sembrava molto, molto giusto. Bene, grazie, benissimo, dai. Ci vediamo oggi. Grazie Max, grazie a tutti, grazie a Radiolina.